Flash News, la striscia quotidiana di informazione in onda tutti i giorni alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi parliamo di una notizia che arriva dalla regione Campania. Sarebbero pronte tra oggi e domani ordinanze per evitare affollamenti e assembramenti per la vigilia di Natale e per Capodanno. Inoltre pare sia necessario prorogare lo stato di emergenza. Ad esclamarlo è il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, che afferma dati, insomma, i dati degli ultimi contagi è assolutamente d'obbligo porre in essere delle misure che possano frenare l'eccessiva movida o assembramento in date così particolari. Ancora dice De Luca che per una settimana di festeggiamenti, che potrebbe essere quella che va da Natale appunto a Capodanno, poi magari ci ritroveremo, come nei mesi passati, ad affrontare un'emergenza con numeri molto più importanti di quelli che abbiamo al momento. Tra oggi e domani, annuncia il presidente della regione Campania, la regione metterà delle ordinanze appunto che firmerà con Luca stesso chiaramente per evitare quindi assembramenti in giornate così particolari. Ordinanze inoltre che vietano la vendita di alcolici nella serata e un'ordinanza che vieta soprattutto le feste in piazza per quanto riguarda la notte di Capodanno. Non possiamo immaginare, sostiene ancora De Luca, di avere assembramenti di decine e migliaia di persone che magari si trovano senza mascherina che potrebbero portare nei giorni successivi ad alzare in molto la curva dei contagi. Finisce, sostiene ancora De Luca, che è inutile che si facciano polemiche in alcun modo, semplicemente c'è un andamento del contagio che è talmente preoccupante da motivare ordinanze di prudenza e di contenimento dei contagi. Questo è Flash News, grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 19.